Com'è nata questa iniziativa? Perché la provincia ci ha contattato avendo necessità di dover trasferire del pino perché l'attuale struttura non è a norma e quindi loro hanno ritenuto di dover trovare altre soluzioni e sapendo che noi avevamo dei locali liberi ci hanno contattato e noi abbiamo gestito questa operazione. In questo momento allora l'iter burocratico com'è? È quasi concluso sotto l'aspetto dei rapporti con la provincia perché stiamo firmando questi giorni preliminari per l'affitto. Poi rimangono le pratiche di carattere edilizio da fare in comune, ma sono già in atto, quindi abbiamo già delle assicurazioni precedenti ovviamente. Quando il classico del pino si trasferirà alle Gianelline? Ma le previsioni prevedono che si trasferisca il prossimo anno a settembre del 2015, perché i lavori occuperanno sicuramente buona parte dell'anno. Qual è l'edificio delle Gianelline in cui andrà il classico e quali lavori farete? L'edificio messo a disposizione delle Gianelline è l'ex scuola infermieri, che è stata trasferita tempo fa al villaggio, è rimasta disponibile, quindi la utilizzeremo per questa attività. Quali lavori state per iniziare? Dovranno essere ricavate qualche aula in più rispetto a dei locali che sono disponibili, ma poi soprattutto faremo i lavori di adeguamento alla struttura antincendio e alla struttura anti-handicap, quindi metteremo addirittura un elevatore, insomma utilizzeremo una scuola veramente in gamba, bella insomma. Nel futuro le Gianelline e il classico terranno la loro, come dire, conformazione originale. Sì, conformazione originale, ma soprattutto la propria identità ciascuno. Insomma, noi con questa operazione noi vogliamo rilanciare chiaramente anche l'Istituto delle Gianelline, quindi chiaramente quelle che possono essere le nostre speranze è quello che l'Istituto prenda vigore da questa attività qua, da questa disponibilità che abbiamo dato. Il liceo sportivo delle Gianelline avrà il suo ingresso, che è quello di quest'anno, quello tradizionale, e loro utilizzeranno un ingresso fatto apposta per loro, dove saranno chiaramente indirizzati tutti i ragazzi della scuola. Non ci sarà promiscuità.